Consigliera Marroni, riflettori puntati sui tanti, troppi soldi che questa amministrazione continua a spendere anche in questo secondo mandato per gli eventi, non è più accettabile? Non è più accettabile innanzitutto la modalità di concessione di questi fondi, perché il sindaco ha sempre parlato di trasparenza quando faceva il consiglio di opposizione, di mancanza di legalità su alcune cose, e poi noi vorremmo sapere come vengano assegnati questi fondi, perché non viene mai fatto un avviso pubblico, una gara, un bando, e non viene mai pubblicata una lista chiara e completa di quanti fondi siano stati dati e a chi. Poi soprattutto in campagna elettorale poi si notano delle strane coincidenze di candidati che arrivano da alcune di queste associazioni, ma magari questo è solo pensar male, non è niente di diverso. Però pretendiamo un avviso pubblico, una gara, un bando affinché chi ottenga fondi pubblici, perché il comune non è un bancomat personale, sono fondi dei cittadini, e quindi deve essere tutto tracciato e tutto massimamente trasparente, come fa la provincia di Teramo, che per assegnare i fondi cultura fa un bando. Un regolare bando. E poi un'altra cosa, si lamentava oggi il sindaco della mancanza del reddito di cittadinanza per alcune fasce sociali, e poi decidono comunque di investire sulla variazione di bilancio che è arrivata oggi in Consiglio Comunale più di 300.000 euro di nuovo per gli eventi. E allora io ho dichiarato: la politica è fatta di scelte, io avrei inserito quelle cifre sul sociale proprio per supportare e rafforzare le fasce più deboli. Quindi se questa amministrazione ha voluto connotarsi come l'amministrazione dei concerti e degli eventi, è una scelta politica, ci sta, ma poi non ci si può lamentare che mancano i fondi per il sociale, perché se è vero che sono stati spesi in 4 anni più di 2,5 milioni di euro per gli eventi, in aggiunta i più di 300.000 euro passati oggi in variazione di bilancio, quindi quei soldi potevano benissimo essere inseriti nel sociale, quindi potevano essere impiegati per rafforzare e supportare le fasce più deboli, scelta che avrei fatto io, perché in campagna elettorale ho sempre parlato della necessità di costruire un refettorio sociale, un dormitorio di cui Teramo ha la massima urgenza.